Hello guys, io sono Shen e benvenuti su Action Alien, un gioco che potete trovare in questo istante, in questo recente di vita 4 su Steam, non so se poi sarà ancora così. Come riassumere questo gioco? È un FPS, finalmente recensisco un FPS, che bello! Prendete, almeno dai commenti scritti sulla pagina del negozio, un Serious Sam, distruggetelo completamente, togliete tutto quello che è bello, lasciate tutto lo schifo e ottenete Action Alien. Ma ovviamente io voglio testare su mano se è vero The Westland, The Peak Hotel, The Petrol Station. Beh, mi viene data la scelta della story mode di quale storia fare. Beh, facciamo la prima, The Westland, quella che mi viene data subito, senza tanti giri di parole. Non abbiamo neanche letto la trama, francamente a noi non ce ne frega nulla della trama. In questo istante che questi giochi ci interessa il gameplay, il poterci divertire a sparare a quelle cose che almeno dall'immagine sembravano dinosauri barra alieni. Non lo so. Aspettando un grandissimo caricamento, intanto vi avviso che ha delle ottime impostazioni nelle opzioni grafiche. Arriva anche a un 3260x2400 qualcosa di grafica. Che Kaiser. Per non dire parolacce, non ha senso, ma va bene. Comunque sia, questo gioco, francamente, mi ispira un po'. Secondo me potrebbe rivelarci qualcosa di interessante. Non deve essere poi veramente da buttare. Magari comprato non conviene, però magari trovato in bundle tramite giveaway potrebbe comunque essere simpatico. Boh, ovviamente è fatto su Unreal Engine, quindi mi aspetto... What a mess! Ok, mi sono schiantato con un aereo e qua ci siamo. Ok, graficamente... normalissimo un gioco fatto su Unreal, fatto discretamente bene, dai. Ok, sono nel deserto e fin qua tutti quanti ci siamo arrivati. Perché vedo tutto... Ok, trovo una macchina. Premi tab per togliere questo. Ok. Ok, se premo ESC mi aprirà due roba per uscire direttamente dal gioco. Ok, andiamo verso la macchina che deve essere di qua. Notare i suoni predefiniti del salto. Quellis è un... Che col tasto adesso tiri i calci. Ma cosa? Cosa gli è successo? Guardate i poli, si è tutto spoligonato, tutto si è distrutto. Questi cosi non li tocco. Ha fatto anche 1% di vita quell'infame. Maledetto infame. Perché sembra che peso un quintale. Un contabile vede cosa devo fare. Sto provando un po' di comandi se magari c'è quello che... C'è qualche comando strano con i vari tasti. Non mi sembra. Oh, una pistola e un fucile. Buono. Oh. Vai via. Ma vai via. Vai via. E anche questo si è completamente spoligonizzato. Perché qua c'è la macchina. Devo trovare la chiave della macchina, ovviamente, ma figuriamoci se non dopo fare una cosa del genere. La madonna, ok, ho rotto il vetro, ma ho lanciato proprio una lastra. Perché in un negozio devo trovare una... Che cavolo è stato? Mi hanno sparato? Notare le texture, notare le texture. Che cosa gli è successo a queste texture? Prova le chiavi della macchina. Ok, mi dice anche dove sono, tra l'altro. Ho paura. Ci devo riprovare. Beh, molto realistico e funzionale in modo in cui si rompono sti vetri. Ok, devo trovare le chiavi che sono di là. Ok, ma se magari la mira mi aiuta. Ok, lo ammazzo con un singolo colpo. Ok, come cambio arma? Ok, con uno passo alla pistola, però mi sa che non posso mirare, no.
notare la grandissima quantità di cosini che sono laggiù, di, non so se di sempre dinosauri o alieni. Ok, la chiave dovrebbe essere di qua. Perché con il... No, volevo cambiare arma io. Ecco, perché con il fucile ho un mirino mentre se... Madonna, non mi cambia mai arma. Cambiami arma. Oh. Si è buggato il menu, non mi cambia arma. Ok, me l'ha cambiata. No, non capisco come si cambia arma. Uso la rotellina, non va. Per 1, 2, 3, non me la cambia. Ehi, ciao amico. Sta sculettando il cadavere. Ok. Ho 253 colpi e 19 del caricatore. Quanti ne ho dell'altro? Ho paura, voglio rimettere il fucile. Me lo fai mettere? No, non ho un cavolo di colpi. Ciao amico. Ciao. Boom. Ciao. Ok, forse non spara così da tanto lontano. Ok, quindi qua dentro sono le chiavi, no? Proviamoci. Oh, uno shotgun. O un M4. La scelta è tanta. Ah no, la chiave non è neanche qua. Amico. Morto. Ma che versi fa? Ok, la chiave è qua dentro, quindi rompo questo. Ma perché sto trovando dentro questi, queste zone tipo le vagonate di armi? Ma ok, vabbè. Mi ha lasciato un nemico, tutto normale. Ma cosa c'è? Sempre le Q. Vedere le chiavi. Eccole qua le chiavi. Try the key with the car. Beh, notare che ho trovato completamente a caso, in un posto a caso, delle chiavi a caso. E secondo il mio personaggio dovrebbe essere la chiave della macchina. Ha senso, no? Perché quello è rosso? Ok, è morto. Ehi, ciao amico. Muori. Muori. Notate che però quando mi caricano sembra che mi sparino dietro di me qualcosa. Ancora. Ma che sparino. Uno. E due. Si sono tipo diventate delle pallette. Mucho sexy. Posso usare la macchina adesso? Ah, non c'è benzina. Ma seriamente sto gioco è venduto su Steam? Ma seriamente? Cioè, è funzionante. Il gioco funziona in sé per sé. Non è che è un prodotto che non va. Però non ha senso. Cioè, chi è che pagherebbe davvero 4 euro per questo gioco? Io come vi ho detto, non l'ho acquistato, ma l'ho tenuto, non so, in qualche giveaway, qualche contest, non lo so. Adesso non me lo ricordo, però... Questo qua è un titolo che secondo me dovrebbe essere affidato, se non l'ha già fatto e non lo so, a Zeb89. Oh, aiuto. Ma cavolo? Oh, 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 oh. Aiuto! Oh, ma si stanno moltiplicando, è mia impressione! Cosa? Diavolo, è appena successo. Ho visto tre nemici. Ho mobbato, usando termini internet, mobbare vuol dire attirare nemici, il mondo. Un esercito ho attirato. Ma... Vabbè. Poi è partita sta musichetta, molto... Ok. Il gas è laggiù.
E lì ci sono tantissimi altri nemici. Curiamoci un attimo. Mi curo così. Cambiamo arma. Passiamo alla mitraglietta. Notate che il negozio è esattamente uguale a quello di prima. Con G usa le granate, vero? Sì, ma usamela un'ora dopo. La madò! Le cosiddette granate istantanee, tu le lanci, esplodono appena arrivano. Qua c'è qualcosa di interessante, no, un altro di questi fucili. Ricarichiamoci. Carrelli. Il gas è qua. Qua dentro. Come c'entra? Guarda che anche per quest'arma non ho il mirino. Ok, rompiamo qua. Ma che dal muro, attraverso il muro. Passiamo allo shot. Oh, ho trovato il gas. Ok, prendiamo ancora altro. Oh, amico, calmino, eh. Non posso prendere il gas se trasporto del gas. Ma per... Ok, prendiamo la revolver anche. Ok, torniamo alla macchina. Ok, devo tornare alla macchina. E muori. Cioè, la revolver ammazza con un colpo e ho 265 colpi di revolver. Ma io uso la revolver tutto il tempo. Cioè, cosa mi servono le altre armi? Se faccio così, BAM! Ucciso. Guarda che si è anche fermata la musica tipo da battaglia drammatica. Ok, dovrei riuscire a far funzionare adesso la macchina tecnicamente. Tecnicamente. Salvo brutte sorprese. C'è nessuno che mi segue, no? Ok. Ok, direi che per questo gameplay ci possiamo fermare qui, non ho intenzione di continuarlo. Bene, questo era Action Aliens, spero che questo titolo vi sia piaciuto. Spero che non lo acquisterete perché francamente è veramente pessimo. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Qui da scende tutto. Oddio. Ciao.